Il titolare di un noto locale notturno aretino e tre suoi collaboratori sono finiti in manette grazie ad una brillante operazione dei carabinieri di Sansepolcro. I quattro sono stati fermati lungo la E45 mentre stavano rientrando dalla Romagna. In auto avevano un piccolo arsenale, armi con matricola a brasa, una noccoliera, due finti cellulari che in realtà erano degli storditori a scariche elettriche e 5.000 euro in contanti. È stato l'intuito e lo spirito d'iniziativa di una giovane pattuglia della tenenza di Sansepolcro che ha portato a questi risultati. Nel corso di un breve inseguimento di questa autovettura sono stati identificati quattro persone gravate da precedenti di polizia che erano particolarmente nervose. I due appuntati hanno deciso giustamente di approfondire il perché di questo nervosismo e hanno eseguito una perquisizione dell'autovettura, nel corso della quale è stata rinvenuta in particolare una pistola calibro 7,65 relativo munizionamento con matricola a brasa. E poi la perquisizione è proseguita, sono stati rinvenuti due storditori elettrici particolarmente micidiali, nonché denaro contante e titoli di credito e in merito sono in corso degli approfondimenti. Armi e denaro sono stati sequestrati mentre i quattro sono stati appunto arrestati. Si è già svolta anche l'udienza di convalida dell'arresto che si è conclusa per il proprietario dell'auto con la custodia in carcere, per gli altri con il rinvio a processo il prossimo 11 di marzo. C'è relazione con queste persone, con i furti che si sono accaduti a Sansepolcro? Non credo, non lo possiamo dire. Gli intenti dei quattro potrebbero essere altri, però saranno solamente le indagini a dircelo.